Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è: perché è importante bere acqua? L'acqua è una delle componenti principali del nostro corpo e tutto l'organismo dipende da quest'oro blu. L'essere umano adulto è costituito al 70% di acqua, mentre un neonato fino all'80%. Fra i tessuti più ricchi di acqua sono quelli che formano i muscoli e quelli dello scheletro. L'acqua contiene anche sali come magnesio, calcio, sodio, potassio e fosfato. Perché è importante bere l'acqua? Permette di mantenere il cosiddetto bilancio idrico, ossia l'equilibrio tra la quantità di acqua persa e quella di acqua introdotta. L'acqua è importante anche per altri motivi, ovvero: fa perdere peso. Una corrente di pensiero sostiene che bevendo l'acqua abbiamo la sensazione di avere lo stomaco pieno e si allontana il senso di fame, di conseguenza riduciamo le porzioni di cibo. L'acqua inoltre sgonfia la pancia perché favorisce la digestione, evitando gonfiori addominali. Regola la temperatura corporea. L'acqua svolge una funzione di termoregolazione, perché quando la nostra temperatura interna tende a salire, attraverso il sudore viene raffreddato il corpo, impedendo un surriscaldamento eccessivo. 3. Lubrifica. L'acqua lubrifica i tessuti e le articolazioni tramite la produzione di liquido sinoviale. Permette inoltre di mantenere umide le superfici, come gli occhi, le orecchie e il naso. 4. Migliora il sistema nervoso. L'acqua è importante per il sistema nervoso perché aiuta le cellule nervose ad essere efficienti e quindi migliora le prestazioni mentali. In questo modo prevenirete il mal di testa e sarete più concentrati per affrontare un compito lavorativo o un esame. Cinque. Aiuta il fegato e l'apparato digerente. L'acqua permette agli organi, in particolare al fegato e ai reni, di depurarsi, in modo da facilitare l'eliminazione delle scorie e delle tossine. Più acqua si beve e più saranno morbide le feci e si eviterà la stitichezza. L'intestino rimarrà così pulito ed efficiente e ridurremo la percentuale del cancro al colon. 6. Aiuta l'apparato cardiovascolare. Bere acqua fa bene al cuore perché abbassa la possibilità di un infarto e regola la pressione sanguigna. È molto importante per chi soffre di ipertensione, in quanto stimola la diuresi attraverso cui i reni espellono il sodio in eccesso. 7. Rende più giovani. L'acqua mantiene i tessuti più elastici, purifica la pelle e previene l'invecchiamento cutaneo. Con il passare degli anni, la pelle perde la sua capacità di trattenere l'acqua, per cui possiamo almeno aiutarla a rallentare il processo di invecchiamento bevendo di più. 8. Combatte inoltre la cellulite, la ritenzione idrica e le famose borse sotto gli occhi. Quanta acqua si dovrebbe bere?
Gli esperti consigliano di bere in media, in un giorno, circa 2 litri di acqua, 8-10 bicchieri. Questa quantità aumenta per chi pratica attività fisica, per chi ha la febbre alta e durante l'allattamento e la gravidanza. Quando è consigliato bere? È consigliato bere un bicchiere di acqua con limone al mattino appena svegli, perché fa dimagrire ed elimina le tossine in eccesso. Bere prima dei pasti e dopo, in modo da favorire la digestione. È possibile bere anche durante i pasti, ma con moderazione, in modo da non appesantire lo stomaco e avvertire la nausea. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.